dal tuo redentore. RTM vi invita all'ascolto di Fiumi d'acqua viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Buonasera a tutti cari amici, fratelli, ben ritrovati a una nuova puntata del nostro programma Fiumi d'acqua viva, in onda tutti i mercoledì e i venerdì alle ore 18:30. Voi sapete che i mercoledì parliamo della verità secondo le Sacre Scritture e i venerdì parliamo della luce. Oggi tratteremo questo, continueremo a parlare di questo argomento. Chi vi saluta, come sempre, il pastore Cristian Jiménez del Centro Cristiano Fonte di Vita della città di Ragusa. Come ogni venerdì mi accompagna Claudia, mia moglie. Buonasera, siamo qui in un altro appuntamento per lo Spirito e per condividere insieme a voi l'argomento la luce. Le persone in generale non vogliono pensare alla morte, anzi vivono la vita senza preoccuparsi di ciò. Ma la parola ci insegna che dobbiamo preparare il nostro spirito per un giorno essere dinanzi al Padre. Lui ci vedrà a posto soltanto se la luce del suo Figlio si trova in noi. E per saperne di più rimanete con noi, ma prima, se volete, potete contattarci allo 0932 94 46 21 0932 94 46 21 oppure su cellulare o WhatsApp al 347 765 3816 347 765 3816. Perfetto. Ogni venerdì stiamo parlando di questo aspetto fondamentale come la luce, sempre d'accordo a ciò che troviamo scritto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo nelle Sacre Scritture. Allora, che importante, come dicevi tu, prepararsi e non vivere soltanto la vita presente, ma sapere che c'è un'altra prossima vita nella quale il Padre giustamente ci aspetta, ma secondo il suo modo, attraverso le condizioni che lui stesso stabilisce. E per conoscere queste condizioni e per essere sicuri che noi arriveremo, abbiamo bisogno del consiglio della parola. C'è un salmo che dice: manda, invia la tua luce e la tua verità, essi mi guideranno. Allora, che importante, quanto è importante per noi esseri umani poter allinearci, sì, con il consiglio della parola. Si viene creduto, darà come risultato la vita eterna. Si viene rifiutato, sì, la persona rimane nelle sue vie. Certe vie sembrano giuste, però alla fine sono vie di morte. Perciò bisogna fare attenzione, perché il consiglio è buono, il consiglio è per vita, per preservare la nostra anima. E questo determina in una persona la vita o la morte. Sì. Ora poi, se io voglio credere a modo mio, sono libero di farlo, però meglio è credere al consiglio delle Sacre Scritture. Dice Giovanni 3:16: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Di questo si tratta, non soltanto di credere, non soltanto di dire io sono cristiano, ma avere il Figlio. Lo abbiamo visto in prima Giovanni: chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Allora, come troviamo il Figlio? Oggi troviamo il Figlio attraverso la parola. La parola, in un aspetto, è il Figlio per noi, perché oggi il Figlio fisicamente non lo abbiamo, cioè non possiamo trovarlo, non c'è Gesù Cristo fra di noi in carne e ossa. Lui adesso siede alla destra del Padre, però la Scrittura c'è e ci indirizza a credere in Lui, ad averlo, a riceverlo. E come lo facciamo? Attraverso la fede in tutta la parola. E dice
il apostolo Giovanni al capitolo 3 versetto 16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perciò se noi vogliamo la vita eterna, vogliamo il dono della vita, giustamente abbiamo bisogno come centro il figlio, sì? Non necessariamente il cristianesimo, che è un'altra cosa, non la religione cristiana. Noi abbiamo bisogno del figlio, perché la scrittura non dice chi è cristiano avrà la vita eterna, dice no, chi crede nel figlio è diverso, sì? Sì. Perché? Perché, ripeto, Cristo non c'è fra di noi fisicamente, però sì c'è la parola e lui stesso è la parola che si è fatto carne. Per questo dice, affinché chiunque crede in lui, non perisca, ma abbia vita eterna. Allora, dove troviamo la vita? Nel figlio. Lui ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Perciò avere il figlio, credere nel figlio, accettarlo, ubbidirlo, attraverso il consiglio delle Sacre Scritture, ci darà come risultato il dono della vita eterna. È semplice e funziona, perché la parola di Dio è infallibile, è l'unico che rimarrà, tutto il resto passerà, anche questa creazione un giorno non esisterà più. La scrittura parla cieli nuovi e terra nuova, sì? Ma ciò che è eterno e rimarrà per sempre è la parola di Dio. Perciò noi ci possiamo assicurare in questo consiglio, ma mi devo assicurare giustamente di avere il figlio, non solamente credere in lui, ma riceverlo attraverso le Sacre Scritture. Sì. E io non lo sapevo, ma Martin Lutero chiama questo versetto, Giovanni 3:16, lo chiama la Bibbia in miniatura, perché dice che lì in questo versetto, soltanto in questo versetto, c'è una spiegazione breve e concisa di tutta la parola, di tutta l'esposizione della parola. Il sapere, no? che Dio ha tanto amato il mondo, che ha mandato addirittura il suo unico figliolo. Sì, e dice il versetto 17, Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare, sì? Per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Cioè, oggi noi abbiamo bisogno abbiamo di, un mezzo sì, però abbiamo bisogno sì, del sì. figlio sì, sì. Abbiamo bisogno della parola, e questo è interessante perché già come dice che dobbiamo trattenere la parola impiantata nel nostro cuore, la quale può salvare le nostre anime. E abbiamo visto in Apocalisse 19:13 che il figlio in realtà è la parola. Perciò noi vi stiamo indirizzando esclusivamente alla parola, perché la parola è il figlio. Amen. Sì? 19:13 di Apocalisse lo dice molto chiaramente. Era vestito di una veste intrinsa nel sangue e il suo nome si chiama la parola di Dio. Apocalisse capitolo 19. Sta parlando di lui. Lui è... Non lo presenta qua come Gesù. Non lo presenta come Gesucristo, ni lo presenta come il figlio, lo presenta al Signore che ha versato il suo sangue per noi, lo presenta come la parola di Dio. Perciò è chiaro che noi tutto parte dalla parola e finisce lì. E che poi anche la parola è quella del principio, quella che ha creato il mondo, l'universo. Sì, attraverso la parola. È stato creato attraverso la parola. Sì, 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 sì. Per questo dico, è importantissimo prendere questo consiglio. Non necessariamente credere a noi, perché noi semplicemente vi stiamo riferendo la parola. Ossia, la salvezza non si trova in una chiesa, in un uomo, in una denominazione, si trova nella parola. Uh-huh. Sì. Perché noi sappiamo che la scrittura è ispirata da Dio, è utile. Uh-huh. Che tutti gli uomini hanno scritto la parola, ispirati, per ispirazione divina. Perciò la scrittura non è privata, la scrittura non è di nessun apostolo, né di nessun profeta, di nessun ministro religioso. La parola è di Dio, eterna, e rimarrà sempre così. Per questo dico, abbiamo bisogno della parola per avere la vita eterna. L'unico modo di avere la vita eterna, sì, avere la luce, è attraverso le Sacre Scritture. Ci fermiamo un attimino, torniamo subito. Grazie.
prendimi tra le tue braccia, perché solo in te Gesù io posso riposar. Prendimi tra le tue mani e ti darò quel peso che non posso più portare. Prendimi, prendimi. Presenza, riempimi con quel che sei Signore e sempre sarai. Riempimi con i tuoi abbracci, riempimi con il tuo amore e felicità. Riempimi, riempimi. Gesù, riempimi, riempimi col tuo spirito. Prendimi, prendimi Gesù, riempimi, riempimi col tuo spirito.
parlando dell'importanza della luce, sempre secondo le Sacre Scritture. Dobbiamo conoscere di più al nostro Signore Gesù Cristo. A volte abbiamo diciamo delle informazioni un po' superficiali, però è importante approfondire sempre secondo tutta la parola. Non abbiamo soltanto il Nuovo Testamento, abbiamo l'Antico Testamento, ma è proprio il Nuovo Testamento che ci presenta la persona del Signore come Salvatore, sì? Che ha compiuto un'opera sulla croce quasi 2000 anni fa, ma che lui continua a salvare le persone, sì? E come si manifesta la salvezza attraverso la fede nelle Sacre Scritture. Continueremo a parlare di questo, che è molto interessante, ma prima abbiamo alcune informazioni che vogliamo condividere con voi. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ccfontedivita.it, dove troverete tante informazioni riguardo il nostro ministero, come ad esempio cosa facciamo, la nostra storia, chi siamo ed altro. Abbiamo pure un canale su YouTube, CC Fonte di Vita. Tutto insieme, minuscolo, troverete una fotografia tipo tessera, cliccate lì ed andate a video. Lì troverete dei video, messaggi, cantici di lode ed adorazione, anche le puntate precedenti dei programmi radiali. Insomma, tanto materiale di benedizione per la vostra crescita spirituale. Potete seguire i programmi online su radiortm.it. Subito e a destra trovate la voce Radio RTM in streaming. Cliccate play e ascolterete in diretta. Vi invitiamo alle nostre riunioni tutte le domeniche alle ore 18:30 in via Lissia numero 2, vicino a Piazza Croce e dalle masserie Ragusa. Perfetto, sì. Non so quanto conosciamo del nostro Signore Gesù Cristo, non so che idea abbiamo di Gesù. Quando si nomina questa parola, che immaginiamo? Che ci viene in mente, no? E magari qualcuno le viene in mente un dipinto, un crocifisso, una statua, sì, una cartolina religiosa, un cartone, un disegno pitturato per bambini, sì? Però in realtà è molto più profondo. Cioè, se la nostra salvezza dipende di un dipinto o di un cartone animato, mamma mia, che tristezza. Come può essere uno sicuro di avere la vita eterna? È chiaro che il nostro Signore Gesù Cristo è meraviglioso, è al di sopra, sì, di ogni cosa, al di sopra dei cieli, dice la Scrittura, non soltanto dei tre cieli che noi conosciamo, al di sopra di tutti i cieli, perciò immensamente grande. Perché grande deve essere la nostra salvezza. Se io, mi voglio avere fede in Lui e mi rivolgo a una scultura, è una fede morta, per dire. Quella fede a me non mi può salvare. Perché in realtà una scultura è un'opera di un artigiano, uno scultore, un artista dipinto, e una cosa morta di pietra, di gesso, di sì, marmo, ma anche è troppo grande, troppo sacro per rinchiuderlo in un'opera. È chiaro che quella opera fatta dagli uomini non può essere Gesù, non può essere il figlio, sì, quello là non può essere il Signore che salva, quello non è il Signore Gesù Cristo. Può essere soltanto una rappresentazione, ma non mi può ascoltare. Però ecco, come possiamo essere sicuri che quello in qualche modo si avvicina al Signore? No. Evidentemente no, perché per conoscere la salvezza, il Salvatore, l'unico modo è attraverso la parola, perché la parola è vita. Lì si rivela. Sì, e la parola, tra l'altro, non è fatta per mani di uomini, si capisce? Perciò è sicuro che lì la troviamo. Ora, se io la voglio cercare, la voglio trovare, la salvezza, attraverso una rappresentazione, un dipinto, ripeto, una scultura, quello che sia, è chiaro che saremo lontani di questa realtà. Ma che importante in questo tempo poter, attraverso la semplicità, attraverso la fede, credere al consiglio della parola, perché alla fine la parola è luce, illumina. La esposizione della parola è luce, illumina, rivela chi è lui. Sì, infatti
E per questo, a proposito di questo, abbiamo trovato una scrittura che è veramente meravigliosa, che parla di lui, come noi lo stiamo presentando, come il grande, come l'eterno, come colui che salva, colui che è al di sopra di tutti i cieli. Apocalisse? Sì, vediamolo. Apocalisse 19, sì? Versetto 11. Allora vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. E colui che lo montava si chiama fedele e verace, perché giudica e combatte giustamente. I suoi occhi erano come fiamme e aveva il capo cinto da molte corone. Portava scritto un nome di cui soltanto lui conosceva il significato. Era avvolto in un manto tinto di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Lo seguivano gli eserciti del cielo, che montavano dei cavalli bianchi ed erano vestiti di puro lino finissimo. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire i popoli, che governerà con scettro di ferro. Egli calcherà il tino dell'ira furente del Onnipotente Dio. Sul manto e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Meraviglioso. Di questo parleremo, ma adesso ci fermiamo un attimino, diamo spazio alla regia per la pubblicità. Torniamo subito. Grazie.